Abbiamo sentito ripetere per due volte la profezia di Isaia, questo annuncio di liberazione, di salvezza, di una rigenerazione operata dal Messia. E Gesù, leggendo questo passo nella sinagoga di Nazareth, lo commenta quando si sente guardato un po' da tutti con un'espressione: oggi si è adempiuto ciò che si è compiuta questa scrittura che avete ascoltato. Vorrei ripetere brevemente con voi quei segni proprio su questa frase, l'oggi. Un oggi che interpella fortemente la nostra fede, perché è l'oggi di Cristo, di Dio in Cristo, è l'oggi della Chiesa, ma è anche il nostro oggi. Sull'oggi di Cristo non c'è da fare un trattato di teologia, ma è l'oggi salvifico. Noi non celebriamo un ricordo, noi non riviviamo un'esperienza del passato, noi siamo immersi completamente, per la grazia e la potenza dello Spirito Santo, nella viva memoria di ciò che Cristo ha compiuto una volta per sempre, di ciò che il Padre aveva promesso attraverso i profeti, ma che si è realizzato pienamente nel suo Figlio, una volta per sempre. Non c'è ripetizione, ma partecipazione. È come una dilatazione nel tempo, già un anticipo di eternità che Dio ha voluto concedere a noi, a tutta l'umanità che ha accolto il suo Figlio, e anche al resto dell'umanità in un modo a noi ignoto. Ma Dio, con la manifestazione del suo Figlio, non ha chiuso la porta, al contrario, la mantiene sempre aperta, e ancor più allora questa parola dell'oggi che si adempie, la scrittura in Cristo, conserva la sua perenne attualità. Ed è un oggi che ci rimanda a delle responsabilità, a degli impegni, perché sentire parlare di liberazione dei prigionieri, di vista ai ciechi, di piaghe da curare, eccetera, significa volgere gli occhi al mondo, all'umanità, della quale noi facciamo parte e che dobbiamo costantemente tenere presenti nell'esercizio del nostro ministero. Questa umanità che ha bisogno, come d'altra parte ne abbiamo bisogno noi stessi. Ed ecco perché arriva il momento in cui dobbiamo sentire, io penso l'abbiamo sentito, lo stiamo avvertendo tutti, un oggi della Chiesa particolarmente forte, nuovo. Questo dono che lo Spirito Santo ha voluto fare oggi attraverso Papa Francesco, per dire a tutti i credenti, ma anche a tutti gli uomini di buona volontà, che dobbiamo scuoterci dal nostro torpore, dalle nostre abitudini, e dobbiamo avere il coraggio di varcare la soglia, perché quel Dio che ha salvato l'umanità con il contributo dell'umanità, mediante il sì di Maria, vuole continuare a salvarla attraverso la nostra collaborazione. Ed ecco il grande esempio che
che ci sta avvenendo da Papa Francesco, quando tutti, forse anche noi, addetti ai lavori, abbiamo immaginato, sognato, ipotizzato altri scenari, ci troviamo in una realtà completamente nuova, diversa, dove se riusciamo a superare quell'impatto emotivo che rischia di essere superficiale e lasciare il tempo che trova, ci sentiamo scossi per la provocazione profetica e nello stesso tempo pedagogica dei gesti che Papa Francesco sta ponendo. Siamo noi, dico noi sacerdoti, ma dico tutta la comunità, tutti i battezzati, che dobbiamo riprendere. È un modo diverso di intendere la Chiesa, è un modo diverso, è un modo nuovo, è un modo per attrarre l'attenzione. No. È l'uomo che è scelto da Dio, investito da Dio attraverso la mediazione del collegio cardinalizio, ovviamente la preghiera della Chiesa, che viene a dirci: annunciamo il Vangelo, testimoniamo il Vangelo, rendiamo ancora attuali queste parole. E ieri, durante la catechesi settimanale, la sua prima catechesi, ha fatto un lungo elenco Papa Francesco proprio dell'opera di Cristo oggi, dell'annunzio, della guarigione, di tutto ciò che Gesù ha portato nel mondo e che il mondo rischia di mettere da parte, di ignorare, magari evidenziando solo sia ciò che è negativo, e Dio sa se c'è stato qualcosa di negativo, ossia ciò che è semplicemente superficialità, apparenza, visibilità, ma non verità di fede. E la verità di fede rimane il Vangelo, la parola che salva, l'incontro personale con Cristo, la celebrazione dei sacramenti. Riflettevo proprio ai testi di questa settimana santa di come noi dovremmo sempre più tutti riscoprire nella liturgia attraverso dei brevi cenni che quando ci prepariamo nel fare qualcosa non siamo noi che stiamo lì ad organizzare, è il Signore che ha detto: andate, troverete, andate, preparate, andate, tutto deve essere pronto. Vanno e trovano già la stanza e trovano già la persona che indica, insomma trovano ciò che Lui ha preparato per noi. Questo significa entrare in una dimensione diversa, cioè di relazione con il mistero di cui Cristo ha voluto renderci partecipi e che si rende attuale ogni volta che noi nella celebrazione eucaristica ascoltiamo, realizziamo, poi dobbiamo trasformare in vita. Ed è qui il terzo oggi, il nostro oggi. A che cosa siamo chiamati? Che significa ciò che faremo tra poco, alla fine della celebrazione, come previsto dal rito, la benedizione di questi oli? Che senso hanno oggi? Che Dio, attraverso appunto tutta la tradizione cristiana e la rivelazione anche simbolica dell'Antico Testamento, ha voluto, oserei dire, equipaggiarci, attrezzarci. Siete fragili, siete deboli, lo so. Ecco l'olio della consolazione,
che non è per l'estremunzione quando si sta morendo e basta. Ecco l'olio che deve fortificare la vita del credente in qualunque momento, soprattutto quello critico che si manifesta nella fragilità del corpo, ma che si sperimenta ancora di più nella fragilità dello spirito con il peccato. E proprio per superare questa fragilità, ecco l'olio dei catecumeni, come dire, e lo sentiremo dopo, riflettendo sulle orazioni, perché questi battezzati abbiano la forza di superare la tentazione, siano coerenti e coraggiosi nell'annunziare il Vangelo, insomma diventino realmente e manifestino con la vita di essere figli di Dio. E ancora più l'olio, il Santo Crisma, che attraversa tutta la nostra vita, dal battesimo alla cresima, qui per voi cresimandi, non è una semplice unzione di olio sulla fronte, è la conferma di questa azione che Dio opera, ma attenti, Dio ci ama tanto da rispettare la nostra libertà. Perciò questi segni non sono segni magici, sono segni che arrivano a noi attraverso una preghiera. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. E già questa parola dice: il dono l'accetti o non l'accetti? Che cos'è questo dono? Un po' d'olio sulla fronte o qualcosa di più? Ecco il rispetto della libertà. E non vale forse anche per noi sacerdoti, per me vescovo, che siamo stati unti con abbondanza con questo olio per poter benedire, assolvere, celebrare i santi misteri, distribuire l'Eucaristia, celebrare la viva memoria della passione, morte e risurrezione del Signore nell'ultima cena. Ecco, è una grazia che abbiamo ricevuto. Dei segni ce la ricorderanno ancora oggi. Siamo consapevoli, vogliamo essere consapevoli oggi, stamattina, di ciò che è avvenuto e che si rinnova, riportandoci al momento dell'ordinazione sacerdotale, al momento della vocazione, al momento dell'attrazione che Dio per grazia ha esercitato nei nostri cuori e sulla nostra volontà. Capiamo allora la bellezza di questa celebrazione, di questo momento che ci fa sentire veramente un cuor solo ed un'anima sola, tutti, sacerdoti e popolo santo di Dio, perché insieme diventiamo, lo diremo tra poco, offerta gradita al Padre, perché non offriamo solo un pezzo di pane e un po' di vino, corpo e sangue di Cristo, ma siamo chiamati noi a diventare corpo e sangue di Cristo. E se diventiamo tali, non si realizza oggi la profezia, perché abbiamo delle piaghe da fasciare, abbiamo delle schiavitù da liberare, abbiamo delle persone mute da cui ridare la parola. E non si tratta di fare miracoli, ma di capire che la grazia di Dio deve toccare i cuori. E allora se il Papa ci dice di andare, di uscire fuori, qual è l'orizzonte della nostra azione pastorale?
E anche qui il discorso si allarga a voi, carissimi fratelli e sorelle battezzati, a noi sacerdote come missione, ma ognuno di noi ha una missione nel battesimo, perché molto probabilmente il primo orizzonte della missione continua ad essere la famiglia, perché nelle quattro mura di casa forse, pur dicendosi battezzati, sposati in chiesa, cresimati, non si respira la fede, non si trasmette più la fede, non si testimonia la fede nel perdono, nell'amore, nell'aiuto reciproco, ma piuttosto nell'egoismo, nella rivalità. E questo può toccare anche noi, cari confratelli. La passione che abbiamo del ministero che ci è stato affidato, se è ristretta negli ambiti dove siamo gratificati o se siamo capaci di andare oltre, questa è la sfida. E io credo che dopo ciò che Papa Francesco ci sta dicendo, nessuno di noi ha un alibi, nessuno. Nessuno di noi può sottrarsi a questa domanda. Qual è l'ambito, l'orizzonte del ministero che mi è stato affidato? Dell'annunzio del Vangelo, della celebrazione dei sacramenti, dell'andare incontro agli ultimi, in tutti i sensi. Ecco, sottolineo fino alla noia, se volete, questo oggi, perché solo se prendiamo coscienza della perenne azione dello Spirito Santo nella nostra vita, possiamo coltivare una santa inquietudine dentro di noi che ci porta sempre più vicini al Signore e ai fratelli e a Dio. Ed è quanto Benedetto XVI, con cui confermiamo la nostra grande gratitudine per il Magistero che ci ha offerto in 8 anni quasi di pontificato, ha ricordato nella Porta Fidei: fede e carità. L'una rende credibile l'altra, l'una porta all'altra, ed insieme animano la speranza, perché la speranza si accende quando la fede è credibile e si manifesta nella carità. Se la carità è semplice, elemosina rimane lì. Se la fede è semplice affermazione di verità, rimane lì. La fede e l'amore che portano alla speranza. E allora chiediamo al Signore, per intercessione di Maria Santissima, che bruci nel nostro cuore la fiamma di quest'oggi, di una parola che è Cristo, Verbo incarnato, con cui ci incontriamo nella celebrazione eucaristica, ma è Lui che continua a parlare e a parlare nel profondo del nostro cuore. Ecco, prima di concludere, consentitemi, come al solito ho fatto all'inizio, ma proprio perché la parola e questa riflessione sia custodita e accolta come condivisione di questa messa crismale, il momento più alto di tutta la vita della diocesi nel corso dell'anno liturgico. Bene, un saluto a voi tutti che partecipate a questa celebrazione e un augurio anzitutto ai sacerdoti che quest'anno, ecco, celebrano un particolare anniversario di vita sacerdotale. Abbiamo addirittura 5 sacerdoti, questo dico a voi carissimi, di pregare per i sacerdoti,
che quest'anno ricordano 60 anni, quindi insieme 300 anni di vita sacerdotale. Padre Brizio, Don Gerardo Paolini, Don Giovanni Bruni, Don Felice Di Blasio e Don Martino Valerio. Altri tre, 150 anni, 350 anni. Don Enzo Mascella, Don Luigi Conforti, Don Antonio D'Andrea e uno 25 anni più giovane, Don Giovanni Giorgio. È chiaro, è la festa dei sacerdoti, ma pensate quanti anni di ministero, di sacramenti, quanta grazia è passata. Allora, se noi non preghiamo per i sacerdoti, allora è lamentarci che non abbiamo vocazione. E l'augurio lo facciamo anche a Matteo, come all'altro diacono cappuccino che ho ordinato quest'anno, perché nel corso di questo 2013 con il Sacro Crisma saranno anch'essi consacrati sacerdoti. Come vi ho detto altre volte, e ne sto avendo la riprova, ringrazio Dio, non posso fare a meno, le vocazioni ci sono e il Signore le fa crescere. Se siamo generosi, Dio non si lascia vincere in generosità, anche nel dono delle vocazioni. E qui il ricordo diventa un ricordo anzitutto missionario, anzitutto per il nostro caro Don Adriano, che sentiamo in comunione e che ha un compito che si è raddoppiato nel giro di questi mesi, da una prima parrocchia di 28.000 abitanti ne ha ricevuto un'altra di più di 20.000, dove va 3 giorni alla settimana, perché la diocesi di Floresta, dove è andato, manca proprio di sacerdoti. Ma con Don Adriano oggi vorrei raccomandare la vostra preghiera un sacerdote che parecchi hanno conosciuto, padre Giuseppe Dao, che tra 10 giorni sarà ordinato vescovo in Vietnam. È stato il tramite per tanti anni per la formazione di giovani religiose che sono venute nella nostra diocesi per prepararsi agli studi che hanno fatto poi a Roma. Ecco, è questa comunione missionaria che dilata il respiro della Chiesa, come l'altra sera che ho celebrato la messa insieme a Monsignor Michele Russo, vescovo di Doha in Chad, per i 25 anni della morte di Padre Celestino, un comboniano di Tortoreto. Queste sono le ricchezze della Chiesa. E come non ricordare oggi in questa celebrazione Padre Avere? Non basta la venuta di un cardinale a soddisfare questi nostri ricordi. Se non le rendiamo attive, se non ricordiamo l'insegnamento, vi sto dicendo, del concilio per il quale Padre Avere ha speso gran parte di tutto il suo ministero in questi anni passati in diocesi. E il cardinale Scuola ci ricordava la viva memoria, non è ricordo, cioè il rendere attuale gli insegnamenti ricevuti, non è nostalgia, è l'attualità. E poi consentitemi infine di ricordare i cari sacerdoti che non sono oggi mezzo a noi per motivi di salute, Don Angelo Lavalle e Don Mario 40, i sacerdoti più anziani che conoscete e che ormai non sono più nella condizione di potersi unire a queste celebrazioni. Li ricordiamo tutti con affetto nella preghiera. Ed infine i sacerdoti che ci hanno lasciato lo scorso anno, la bellezza di 8,
Cari fedeli, sentite bene, 2012 8 sacerdoti ci hanno lasciato. La preghiera per i sacerdoti e per le vocazioni non è un opzionale, quando ci ricordiamo, è un impegno quotidiano, se ci crediamo e se poi vogliamo l'aiuto. E concludo ringraziando, come sempre, sia i sacerdoti di altre diocesi o di altre congregazioni religiose che sono presenti alla nostra celebrazione o che vengono e lavorano qui in diocesi con le convenzioni permesse dalla CEI, perché anche questo diventa un modo di condividere la stessa fede e di dilatare gli orizzonti della nostra pastorale. Carissimi, proseguiamo la celebrazione, ecco, unendoci fortemente in questa comunione che Cristo realizza mediante il suo Spirito e chiedendo gli uni per gli altri di essere attenti al Magistero di Papa Francesco, perché ci sia non solo di esempio ma anche di stimolo nel fare ciò che dobbiamo fare nell'impegno che ci è stato affidato. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.